Iron. Per questa sera, Doc, sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Parker! Dottor Octavius! Che cosa ha lì? Cinese. Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh, ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo. Resterà un segreto. Beh, ti lascio lavorare. Dovrebbe funzionare. Sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere.
Ottimo! Doc sarebbe orgoglioso. Dormi bene? Sembra che esistano diversi Spider-Man. Non scherziamo. Ci manca solo un esercito di ragnacci. Fisca è lo stesso. Dai, la super sempre! Te la sei cercata! Prendetelo! Il boss vuole Spider-Man! Eccone altri. Spider-Man, abbiamo beccato 4 trafficanti d'armi nel raggio di 3 isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. Chiamato i loro amici. Ehi, altra gente! Benvenuti alla festa! Toglietevi le scarpe prima di entrare, a meno che non siate senza calzini. In quel caso, beh, comprate dei calzini! Damatelo! Qualcuno vuole arrenderci? No, eh? Ci resterà un bel segno. Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Fisca ha diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Se l'obiettivo è localizzare tutti i cantieri di Fisk, è il caso di ricalibrare il mio software di mappatura. Sarà sufficiente applicare una procedura di mappatura 3D alle foto di luoghi simbolici. E so da dove cominciare. Il caro vecchio Empire State. Amo questa città. Scattiamo una foto. Perfetta. La mappa dovrebbe essere ricalibrata. Da quando ho lasciato il Bugle fotografo poco. Ammetto che mi mancava. Devo fotografare altri luoghi simbolici.
capito. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto, la raggiungerò subito. Perfetto, a dopo. Perfetto, qualche minuto libero. Vediamo cosa succede in città. Hey, before you go, can you sign the form? Salve, signor Muggins. Grazie per l'affitto. Signor Parker, questo è il mio terzo e ultimo avvertimento. La procedura di sfratto. Aspetti, mi pagheranno tra qualche giorno, posso... Ah! La procedura di sfratto sarà avviata venerdì, a meno che non paghi l'affitto entro sera. Buona giornata. Sì, buona giornata. Signor Lee? Peter, siamo pronti per la festa. Vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito. Spider-Man, the situation is under control. Locali ci segnalano un'effrazione. Convergere su Touchdown. Dove ho lasciato la borsa? Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Peter. Ehi, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fargli il test per la demenza. Ehi, Peter. Tutto ok. Ehi, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo.
La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter. Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma... No, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Ehi, Pete, è bello vederti. Un messaggio di Yuri. È scattato l'allarme silenzioso della casa d'asse che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io non so cosa dire. Il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. Raggiungere Sycamore, passo.
Il biglietto d'auguri di quando lasciai il Bugle per dedicarmi alla ricerca. Avevo dei colleghi magnifici. Ed... Che bella! Maledetto Spider-Man! Yuri ha chiesto discrezione. Meglio un ingresso sul retro. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono, la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Non devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. Avvolti nella ragnatela. Serve una tela dall'alto. Oh, attento! Sta buono. Arriva qualcuno. Sono dormita. A spazientirmi. C'è un'altra donna. Ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier.
Se qui c'è qualcuno, dov'è? Yan Jing Zhen Dadian, you Kyla! Aspettavi. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Ehi, Pete. MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no, temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo, mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa, tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Scommetto che Fisk si vedeva così. Un grand'uomo votato a compiere imprese straordinarie. Nulla di più sbagliato. Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito. È crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Simcaria. Ne hanno parlato al TG. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakiemon Baku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune. Esatto. Il signor Fisk ha... un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No. No, certo che no. Non che io sappia. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io
non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Oh, un attimo. Ma... E non dovrei... Fatto. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è... una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Ciao, Craig. Speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia sensazionale. Ku! Ha rimandato l'appuntamento. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Pete me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Ha qualcosa in mano. Dietro di loro c'è il Neo. Ma sembra diverso. Lei e Fisk sembrano grandi amici. Ha qualcosa in mano. Ma cos'è? La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Forse questi pezzi si muovono. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti.
Ci sono quasi. Manca solo un pezzo. Mi sembra di averle già viste. Così non va. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? Là dentro. 把文件找出来。 Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Ah, concentrati, Pete. Sì, certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro. Ci siamo. Fisk, 滚蛋。 我们的机会终于来了。我去确认一下。 Questo era l'ultimo. No! Lasciami andare! MJ! Fermi! No. Via! Prendere ostaggi è da pigliarci, ragazzi. Ehi, perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi? Non ho mai combattuto un fantasma. J,
Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra in... Esercizi cardio? Fatti. Ah, sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York, e tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata aerea. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so... dei soldi, le chiavi, i regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti.